Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Anche in questo 4 ottobre 2016, San Francesco d'Assisi. Volevo partire con Laudato Si, mio Signore, ma avevo detto meglio di no, va? La messa l'abbiamo già sentita. Allora, 4 ottobre 2016, Sveglia Veneti in diretta 8-9 minuti primi, come sempre, giornata positiva anche all'esterno oggi, c'è un bel sole che sta sorgendo e quindi si preannuncia una giornata positiva per tutti voi, per tutti noi e anche per Mirella. Buongiorno Mirella. Buongiorno Lucia. Di bianco vestita. Eh sì, bisogna che sia a pandan con te, no? Con la tua camicia bianca. Bene, mentre in centro abbiamo il nostro ospite di oggi, vestito di blu con camicia bianca, ovvero Gian Antonio Darè, segretario nazionale della Lega Veneta, Lega Nord. Buongiorno a tutti. Come va? Ma abbastanza bene, c'è da correre, bisogna girare il Veneto. Corre più lei o Renzi che hanno detto che viene domani qua? Io non so quando corra Renzi, io so quanto corro io e quindi... Non è vero che ha fatto 10.000 km della macchina nuova in pochi mesi? Sì, ho fatto 10.000 km. E dove va? Vado sulle province, vado sulle sezioni, vado sulle circoscrizioni, vado alle feste, vado a tutte quelle che sono le manifestazioni della Liga nel Veneto e naturalmente anche nelle sezioni per... trovare le soluzioni, i candidati sindaci, eccetera, eccetera. Che c'è qualche baruffa in giro? Beh, quelle non mancano mai, fanno parte della nostra società, ci sono dappertutto e naturalmente ci sono anche nei gruppi politici. Allora, cominciamo con la prima baruffa che dicono i giornali, lei stia per fare, chiamiamola così, con addirittura Brugnaro, mi pare, no? Vediamo la nuova di Venezia Mestre. Darè subito un vertice con Brugnaro, il segretario regionale della Lega, incontro urgente, troppe cose che non vanno. Ma io ho ereditato questa amministrazione in cui noi siamo, diciamo, in maggioranza e quindi in collaborazione con il sindaco. Ci sono delle cose da mettere a punto, non è come è scritto, infuriato, non sono assolutamente infuriato. Beh, sbello sorridente. Però sì, sono decisamente convinto che bisogna avere un confronto sulle linee, quantomeno su alcune linee guida dell'amministrazione. Poi penso che un sindaco debba poi anche i suoi equilibri interni e quindi ha le sue cose da fare. Io l'ho fatto il sindaco, quindi so come funziona il meccanismo, però qualche puntualizzazione, qualche nostro pensiero sia giusto e doveroso farlo con un confronto naturalmente tra persone per bene e persone che vogliono amministrare una città bellissima, credo la più bella del mondo. Senta segretario, l'azienda zero che a noi sta molto a cuore, soprattutto ai telespettatori. Io ho letto un suo articolo, le sue dichiarazioni, ha detto per me andrebbero bene 7 e si potrebbe chiudere. Cosa c'è che non va? Come mai questa lungaggine che sta sfinendo tutti quanti quei problemi che abbiamo di salute? Ma io ero per le 7 US perché... diciamo un US per provincia e quindi però ci sono effettivamente delle difficoltà, anche delle così, anche se noi pensiamo che l'US di Venezia parte da Chioggia e arriva a Bibione, capiamo anche le difficoltà logistiche di alcune US e quindi questa è una valutazione che sta facendo naturalmente il gruppo consigliare della Lega assieme agli altri collaboratori, alla maggioranza e quindi decideranno loro cosa, come fare. È chiaro che se fossero 7, se si potessero fare 7 sarebbe un po' meglio, secondo me per quanto riguarda così da fuori, però capisco che ci sono anche altre dinamiche che giustamente chi amministra deve valutare. Ma secondo lei si chiuderà a breve oppure sarà una infinita storiella? Ma credo che ormai siano giunti al capolinea, gli emendamenti sono stati tagliati tutti e quindi adesso si andrà alla conclusione, credo verso le 9 US. Ecco, avete sentito, perciò speriamo che questo parto riesca e finisca. Sì, tra l'altro ieri abbiamo avuto un consigliere regionale che diceva io mi vergogno perché lo sta succedendo, per cui non è possibile bloccare praticamente i lavori del consigliere regionale per tutti questi mesi. Beh, io ho fatto il consigliere regionale prima di fare il sindaco, quindi conosco le dinamiche della Regione Veneto. La Regione Veneto ha la possibilità di un consigliere, ha la possibilità di mettere, di portare da uno a infinito emendamenti e da uno infinito subemendamenti. Questo
chiaramente non c'è il voto di fiducia e quindi questo blocca il Consiglio. Se qualcuno, se la minoranza o qualcuno vuole bloccare il Consiglio regionale, lo fa facendo un numero infinito di emendamenti che poi sono ripetitivi, sono comunque, non è che non sul problema, però vengono discussi in aula, mi pare ci siano 12 minuti per emendamento e lei capisce passa che i giorni, mesi, gli anni. Passano gli anni per fare una cosa. Quindi. Mamma mia. Questo non è un regolamento che è stato fatto quando è nata la regione, credo sia l'unica regione che ha questo tipo di regolamento. Abbiamo già la prima telefonata in linea, pronto, buongiorno, chi ci sta chiamando? Buongiorno, parla Livio di Padova. Livio, buongiorno. Buongiorno a tutti e buongiorno anche al segretario Darei. Notizia del TG1 di stamattina, sono attesi in Sicilia altri 1000 sbarchi. È una cosa giornaliera, insomma, ormai ne siamo abituati e con tutte le conseguenze che stiamo vedendo, eccetera. Volevo rivolgere al segretario Darei una domanda, cosa ha veramente intenzione di fare la Lega a livello centrale per cercare di regolare tutta quanta questa immigrazione selvaggia anche a livello europeo, perché tra pochi anni ci sarà una guerra civile e tutti quanti ormai ne parlano di questa cosa. Grazie. Ciao, grazie Livio. Ma domanda giustamente. Ieri mi pare ne siano arrivati addirittura 5.000, adesso ce ne sono altri 1.000, quindi si continua. Lei ieri ha festeggiato la festa, la festa, insomma, il ricordo dei migranti? Ma guardi, i migranti, la festa dei migranti è qualcosa che ha inventato questo governo, perché la festa dei migranti non esiste, esiste un'invasione portata avanti e supportata dal governo Renzi e naturalmente dal ministro che io chiamo non ministro dell'interno ma il ministro dell'inferno, che si chiama tale Alfano, il quale continua a portare, a immettere portare in Italia, e naturalmente non è che questi arrivino, sono programmati Dal governo centrale, e programmati naturalmente con i capi popolo dalle coste della Libia, e quando si svuotano i centri di prima accoglienza arrivano ad ondate naturalmente programmate. È una invasione voluta da questo governo, voluta dalla sinistra, voluta da Renzi. La Lega è contraria su tutto, perché noi dobbiamo comunque dare una prospettiva a chi arriva, cioè non è che possiamo mantenerli con il telefonino seduti sulle piazze, vita naturale durante. I nostri veneti sono senza lavoro e non hanno nessun tipo di assistenza, perché i comuni sono senza soldi, le province non esistono più, la regione ha tagli che ormai sono ridicoli, cioè il finanziamento della regione è ridicolo, basta a malapena solo per mantenere e per poter dare le U S e quindi la sanità. E non so cosa voglia fare. Le altre nazioni europee stanno chiudendo le frontiere, tutte, non parliamo dell'Inghilterra, che quella se n'è andata. Voglio ricordare a tutti che l'Unione Europea non è uno Stato, non c'è una Costituzione Europea, la nostra è solo un'unione monetaria. Quindi chi arriva e arriva in Italia adesso saranno nostri. Anzi, dirò di più, quelli che sono arrivati e hanno una carta d'identità e li trovano in giro per l'Europa, vengono rispediti in Italia, la Francia li manda con l'aereo in Italia. E quindi noi dobbiamo capire cosa vogliamo fare. Non si può accogliere tutti e soprattutto ci sono delle persone che sono effettivamente scappano dalla guerra, ma sono, mi pare, questi sono dati del Ministero dell'Interno, il 4%. L'altro 96 sono persone che sono venute in Italia a spese nostre, quindi turisti,
e i turisti, finite le ferie, tornano a casa. Ecco, e qua deve intervenire la prefettura, anziché costringere i nostri sindaci a trovare delle collocazioni a queste persone. Si diano da fare per identificare e capire chi è un rifugiato, deve essere ospitato giustamente, ma chi non è un rifugiato ed è un turista, torna a casa sua. Cioè, ma come si può fare a mandare a casa sua che poi non si sa mai, non si sa dove scaricare? No, no, ma allora, una volta identificato il soggetto, lo si carica nell'aereo e solo lo si spedisce a casa sua. Una settimana di costo di mantenimento di queste persone equivale al biglietto d'aereo. 6.000 comunque in un giorno i salvati. Sì, ma non sono salvati, sono trasportati, non sono salvati, vengono presi direttamente sulle coste della Libia, caricati sulla nave della Marina Militare e dei guardiacoste, che ormai io chiamo i Costa Crociere, e li portano qua, punto, basta. Allora, voglio raccontare anche al segretario questo aneddoto, perché a me piace molto andare a vedere, sentire, ascoltare. Un addetto a una cooperativa qua di Treviso ieri mi ha raccontato una cosa allucinante. Allora mi ha detto, guarda Mirella, non hanno voglia di far niente. Cioè, detto da loro, detto da loro. Mangiano, bevono e se tu gli dici qualcosa si arrabbiano. No, qualsiasi cosa che tu gli vuoi far fare non la fanno, proprio si rifiutano di fare qualsiasi lavoro. Allora io mi domando, come diceva giustamente il segretario, alla fine cosa ci ritroveremo? Ma soprattutto quello che fa paura è dove li metteremo. È là il problema grosso, perché non abbiamo posti di accoglienza, non ci sono. Abbiamo tutte cose fatiscenti, perché quello è quello che abbiamo. Perciò io mi domando a che gioco e massacro stiamo giocando, ma soprattutto lo stanno giocando sulla pelle dei cittadini che non hanno più coraggio di uscire, che vedono che la bilancia fa così, questi gaschette e fonini mangiano, bevono al caldo, tranquilli, e abbiamo gente che dorme in macchina o gente che non la fa o l'anziano che addirittura non riesce a curarsi. Allora, secondo me, o si metterà un freno a questa emorragia, qualcosa devono fare. Cioè l'Europa qua, se c'è, deve prendersi a carico questa cosa, perché parte tutto da là. Allora, o c'è l'Europa o non c'è. Allora, se l'Europa c'è solo per i soldi e dividere i soldi, perché quello è quello che sta facendo a mio avviso, dà soldi e dopo le regioni sono costrette a darli ai comuni e i comuni devono pagare questa paghetta oltretutto, perché hanno anche una paghetta. Ma allora, segretario, secondo lei cosa si dovrebbe fare? Cioè i nostri onorevoli, i nostri europarlamentari dovrebbero muoversi in qualche maniera? Ma noi diamo sempre gli europarlamentari o i parlamentari. Allora, ci sono i parlamentari del PD che stanno mantenendo in piedi questo governo. Ma noi abbiamo, voi avete una trasmissione che si chiama Sveglia Veneti. Ed è veramente il caso di dire Sveglia Veneti. Sveglia Veneti, sveglia italiani, perché quando si va a votare si deve capire, non bisogna farsi illudere da chi te la racconta magari in maniera forbita. Poi arrivano le problematiche, sulle problematiche bisogna capire e trovare le soluzioni. Le soluzioni di questo governo quali sono? Quelli di continuare a portare in Italia immigrati? Cosa si vuole fare? Ma qual è il disegno preciso, ben preciso, dietro questo flusso migratorio di cui non c'è bisogno? Perché se le navi della Marina Militare e delle guardie a coste deve fare il suo lavoro, cioè deve vigilare sulle coste, si ferma le acque territoriali e si rimandano indietro, si riportano indietro. Come fanno in altri come paesi? Ma scusi, se una piccola nazione come Malta li respinge, come mai noi andiamo a prenderli? Ma come mai non arrivano sulle coste della Spagna, che c'è 1,5 chilometri tra il confine dell'Africa e il confine dell'Europa? Allora vuol dire che c'è un disegno politico ben preciso, quello di distruggere le nostre comunità, quello di distruggere le identità territoriali per fare la grande globalizzazione e quindi, ma questo è un disegno fatto dai grandi banchieri, dalle grandi potentati, dai grandi massoni poi, perché io assolutamente sono contro questo tipo di società. La società deve vivere e è vissuta in questi anni sempre attorno alle proprie comunità. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno, chi ci sta chiamando?
Sì, pronto, buongiorno a tutti, sono Roberta da Venezia. Roberta, ieri non te l'avevo sentito. È stato impossibile entrare in linea. Ecco, vedi. È impossibile. È un miracolo che abbia preso stamattina, grazie comunque del pensiero. Volevo dire, ieri ho sentito un giornalista che mi sembrava, cioè, ho avuto l'impressione di una persona sveglia, bene, intelligente, che parlava proprio del discorso dell'immigrazione. Cosa voglio dire? Si sa, vengono a farsi mantenere, questo è poco ma sicuro, perché avevano proposto un contratto di lavoro di 6 mesi, lavorare 3 mesi e dopo hanno detto non lavoriamo più perché non siamo obbligati, però a farsi mantenere sono obbligati. Ma detto questo giornalista diceva che ci sono 40 chilometri in Libia di costa, praticamente dove non c'è l'ISIS, e diceva tutti i giornalisti, dove non c'è l'ISIS, dove non c'è la guerra, e che i soldi che si buttano via qua dovrebbero essere investiti là per fare, cioè, tanto per me, appunto, per creare un soggiorno per queste persone là e per farli lavorare là, cioè per creare praticamente qualcosa di diverso, no? Buttare via, anziché dargli il pesce, gli diamo la canna da pesca. E visto che l'ubicazione esiste, ha detto ci sono 40 chilometri di coste dove non c'è la guerra in Libia, dove non c'è. In pratica non c'è l'ISIS, è liberissimo, basterebbe volerlo. Però io ho l'impressione che la gente non voglia, cioè lavorare sia in Europa sia in Italia non. Ecco, caduta la linea. Comunque, l'idea di aiutarli a casa loro? Ma l'idea di aiutarli a casa loro è l'idea che ha sempre avuto la Lega, di dire, dare degli aiuti, cioè creare dei posti di lavoro, creare comunque delle attività che possono dare degli sviluppi. Però attenzione, noi stiamo parlando di paesi magari sottosviluppati, ma la maggior parte dei migranti che arriva da noi, chi arriva dal Senegal, il Senegal sta meglio di noi, chi arriva dalla Nigeria sta meglio di noi, la Nigeria è uno delle grandi potenze petrolifere. Allora dobbiamo capire cosa vogliamo fare, chi vogliamo, come li vogliamo aiutare. Ma invece questa è una. Ma quelli che partono dalla Nigeria perché. Ma no, ma se allora tu porti qua ragazzi di 20 anni e gli dai subito il telefonino, gli vesti di barba e parrucca e gli dai da mangiare, gli dai anche i soldi, chiaro che manda i messaggi in Africa e dite venite che abbiamo trovato l'America. E gli stupidi come questo governo, gli stupidi di questo governo li continuano ad andare a prendere, ma è un disegno ben preciso. Ma come mai? Ma uno che scappa dalla guerra, la prima cosa da fare cos'è? Dargli il telefonino, dargli l'iPad? Non credo sia questo il suo problema. Glielo dice domani a Renzi che viene nella Marca? No, ma Renzi lo dovrebbero dire gli industriali, dovrebbero capire gli industriali a questo premier mai eletto cosa dovrebbero dire. Dire che soprattutto le difficoltà che hanno le aziende. Beh, non a caso lui va a fare un giro alla latteria del Montello, da Nonnagna Giavera all'infinità di. No, ma la latteria del Montello dovremmo capire cos'è. Dovremmo capire cos'è. È questa l'azienda produttiva? No. Sì, è un'azienda produttiva per un prodotto di largo consumo. Ma se poi latte del Montello arriva dalla Polonia, dovrebbero spiegarlo che arriva dalla Polonia, perché qui non ci sono più le mucche. E allora va alla latteria Montello a far cosa? Assaggiare il formaggio della Polonia. Bene, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno, chi ci sta chiamando? Sì, buongiorno, sono Renzo dalla provincia di Treviso. Ciao Renzo, buongiorno. Ciao, buongiorno, bravi a tutti quanti. Grazie. Allora, un paio di considerazioni velocissime. La prima, tutti si lamentano di Renzi, di questo governo, però alla fine tutti votano la fiducia, quindi non ti devi lamentarsi. No, tutti loro. E poi la famosa autonomia, dov'è? Non se ne parla più. No? Grazie, buongiorno. Grazie Ciao, Renzo. Allora. Tutti votano la fiducia? Tutti votano la fiducia perché chi è entrato in Parlamento, tutti, allora. La maggioranza, cioè il PD e non solo, anche qualche transfugo della Lega se n'è andato e quelli ritosi votano la fiducia perché sanno benissimo che la prossima volta saranno a casa, quindi ognuno mantiene la propria seggiolina e vota la fiducia anche all'interno del PD,
anche quelli che dissentono sulla linea di Renzi, quindi questo è un altro fatto. Chi sta invece in opposizione, come tanti parlamentari della Lega, chiaramente votano contro, ma i numeri sono numeri, la matematica è matematica, chi ha i numeri rimane e governa, però dobbiamo ricordarci che la colpa deve essere fatta dall'elettore, l'elettore deve capire in questo modo, cioè si deve svegliare, perché questa immigrazione provocata da questo governo, signori, quando si andrà a votare bisognerà capire non di votare Renzi perché magari fa il selfie davanti a tutti o davanti alle scuole e quindi è bello, bravo, intelligente, poi arriva nella Marca e va a vedere la latteria del Montello, vada a vedere faccia un giro sulle zone industriali nostre e veda quante fabbriche sono chiuse, faccia un giro magari sulla zona di Pieve di Soligo dove quanti mobilifici hanno chiuso i battenti, faccia un giro a vedere quante attività produttive sono state chiuse, perché non siamo più competitivi con le tasse, perché con il 70%, oltre il 70% di tasse non riusciamo più ad avere un prodotto competitivo a livello non solo italiano, a livello europeo, a livello mondiale. Allora dobbiamo capire se questa persona pensa di fare i numeri e sta dando i numeri, veramente dando i numeri, tanto è vero che Banca d'Italia gli ha detto chiaramente che i numeri del governo sono numeri taroccati, quindi c'è una recessione in atto molto forte e pesante e questo fa i giri, bene, vada a trovare la latteria del Montello, ma vada anche a vedere le fabbriche magari in difficoltà continuano a portare avanti. E vorrei anche che facesse un giro magari su Veneto Banca per capire cosa è successo e magari, visto che c'è, se va anche alla Popolare di Vicenza, che così vediamo quanta gente la Banca d'Italia ha truffato, perché a questo punto è la Banca d'Italia che doveva intervenire su queste due banche e non lo ha fatto, perché queste crisi di queste due banche, gli effetti collaterali si vedranno nei prossimi mesi, quando tante aziende chiuderanno perché impiccate con quelle azioni che Veneto Banca e naturalmente la Popolare di Vicenza ha rifilato ai nostri imprenditori. Poi parla dell'autonomia, Renzo, che non c'è, che ci siamo dimenticati. Ma questo non si parla più di autonomia. Se al prossimo referendum passerà il sì, cioè quello che vuole Renzi, non ci saranno più autonomie, perché deciderà tutto esattamente a Roma. Le regioni saranno sminuite di quelle che sono le proprietà che hanno adesso di decisionali, le competenze. Toglierà anche le competenze alle regioni, quindi tutto si gestirà all'interno dello Stato romano, ma vediamo che a Roma le cose non è che funzionino tanto bene, perché se andiamo a vedere il comune di Roma, tanto per fare un esempio, con 13 miliardi di buco, 62.000 dipendenti diretti e 42, 43, 45 sulle partecipate, lei capisce che con un comune con 105.000 dipendenti non può sicuramente, e poi nelle condizioni in cui si trova, perché se voi andate e fate un giro a Roma, credo che con 105.000 dipendenti si possa chiaramente tenerla più pulita e in ordine, soprattutto è la capitale, è la storia, Roma è la città eterna, ma credo che Roma sia un'eterna città con buchi spaventosi. Ma parlando del referendum, però il Gazzettino dice che il referendum costituzionale, mentre prima erano quasi tutti per il no, adesso vince l'incertezza. A due mesi dalla consultazione il 33% è favorevole al sì, 27% per il no. Ma è qua dove l'elettore si deve svegliare. È su queste cose, ma siccome l'elettore si fa ammagliare da quella che è la comunicazione, lui sceglie la comunicazione e allora si dà delle comunicazioni sbagliate, come quella che ha detto chiaramente Renzi, no? Allora, adesso si è inventato anche il ponte su Messina, 100.000 lavoratori, non ho capito cosa facciano 100.000 lavoratori per il ponte di Messina, allora vogliamo capire se fanno 100.000 assunzioni fittizie oltre per fare il ponte o per non fare il ponte. Basta con queste bugie, ma le bugie vanno raccontate agli stupidi che gli credono. Senta, segretario, sabato e domenica ero all'Expo di Bassano con i nostri artigiani bravissimi, fanno delle cose meravigliose che tutti ci invidiano, però si sentono abbandonati, hanno una tassazione enorme,
associazioni di categoria che non li difendono sono allo stremo delle forze, eppure stanno lottando. Io ho visto che si sono consorziati, hanno preso degli stand assieme in maniera di dare chiavi in mano a chi vuole farsi una casa, cioè se le stanno inventando tutte, però dicono: Mirella, siamo soli, nessuno ci aiuta, non ce la facciamo più. Ma il nostro grido perché non viene sentito? A livello regionale, secondo lei, si sta muovendo qualcosa, si sta cercando di fare, per cercare anche di far capire al governo che così il nostro Veneto, che la, nonostante tutto sempre una locomotiva che porta, no, acqua al mulino di più. Cosa si sente di dire, segretario? Sento di dire che conosco le difficoltà, perché io a 23 anni ero già in partita IVA, quindi conosco bene il mondo dell'imprenditoria e soprattutto delle partite IVA. Le difficoltà sono tantissime, anche perché non hai associazioni di categoria che ti difendono, non ci sono associazioni di categoria che ti difendono, forse non lo possono neanche fare, ma soprattutto la cosa peggiore è che le associazioni di categoria sono appoggiate sempre con chi governa. Noi vediamo che le associazioni industriali sta appoggiando il sì del governo Renzi, però quando ha la tassazione del 70% non dice nulla. No, anzi, ho assistito e posso dire che Matteo Zoppas, presidente dell'Associazione Industriali di Venezia, e davanti all'assemblea, è stato l'unico che ho visto che si è scagliato contro il governo, dicendo che c'è una tassazione improponibile, e le aziende che chiaramente devono sopportare questa tassazione non riescono a avere più la competitività. Esatto. con quella che è l'aggressività che il mondo offre, perché abbiamo nazioni come la Cina, come l'India, che hanno costi assolutamente improponibili. E noi abbiamo, oltre a non avere i costi improponibili, abbiamo una tassazione che è improponibile, quindi le tasse al 20-30% è l'unica cosa da fare, ma soprattutto bisogna cambiare il sistema in Italia. Dobbiamo far sì che tutti debbano scaricare tutto, tutti possano scaricare tutto, quindi si toglie completamente l'evasione e le tasse al 30%. Però bisogna dare anche una buona notizia, Safilo. Il gruppo investimenti di 60 milioni fino al 2020 ha deciso di riportare a Longarone la produzione degli occhiali dalla Cina. La notizia di ieri, oggi sui giornali, ha deciso proprio di ripuntare sul Veneto, perché si punta sulla qualità e non sulla quantità. Ma diciamo che la produzione fatta in Veneto è una produzione sicuramente di altissima qualità. Abbiamo delle potenzialità enormi, soprattutto abbiamo una capacità lavorativa che compete, ma soprattutto il prodotto finito è un prodotto diciamo di altissima qualità. Allora, queste sono le notizie, diciamo, le notizie buone. Vuol dire che il lavoro di manovalanza certamente si può fare, diciamo, in India o in Cina, ma il lavoro di prestigio, il lavoro di qualità lo si fa su chi ha una capacità di, soprattutto la potenzialità dei collaboratori delle aziende, che sono enormi, ma soprattutto le idee che in quelle aziende si sviluppano e fanno sì. E il Made in Italy nasce proprio da queste piccole, diciamo, grandi realtà, che poi non sono solo nell'occhialeria, ma sono anche in altri settori. È chiaro che l'inventiva nostra non ce l'ha nessuno, è chiaro che abbiamo delle idee, però è chiaro che bisogna che queste idee siano supportate anche da una capacità, soprattutto da chi ci governa, questa spesa pubblica ormai ricade poi sul prodotto finito, e il prodotto finito ha costi che ormai sono improponibili. Altra telefonata in linea, buongiorno, chi ci sta chiamando? Pronto? Pronto? Niente, non ci prende. E allora, noi abbiamo avuto, a proposito di questo discorso importantissimo, un nostro imprenditore che è in Australia, Bruno Guidolin, che salutiamo, che se ci sta ascoltando, ieri ci stava ascoltando ieri mattina, il quale dice: io prendo, siccome lui commercia i mezzi agricoli, io prendo il prodotto italiano, addirittura di piccolo e medio artigiano, non prendo dalla Cina, perché i nostri prodotti sono i migliori. Io so che quel trattore, quella cosa che prendo in Italia mi funzionerà ed è rifinita
benissimo, la prendo dalla Cina, dopo poco si rompe. E lui sta tentando in tutte le maniere, viene ad acquistare qua in Italia, sta cercando di promuovere il prodotto italiano. Ma allora io mi domando, se uno come Bruno Guidolin riesce a promuovere il prodotto italiano, come mai l'Italia, il governo italiano non riesce a promuovere quello che tutti ci invidiano? Perché veramente tutti ci invidiano i nostri prodotti, eppure noi non riusciamo a vendere, non riusciamo a far capire che siamo i primi al mondo. Ma siamo i primi al mondo su settori, diciamo, dove ci vuole la testa, dove ci vuole veramente ci vuole la professionalità, ma soprattutto la capacità di progettare, ma soprattutto poi di realizzare. E noi abbiamo, diciamo, delle maestranze che sono veramente molto molto brave, quindi abbiamo alcuni settori che sono veramente, diciamo, sono nostri, per fortuna sono nostri, ma abbiamo delle aziende anche molto competitive anche a livello mondiale. Pensiamo al settore anche, non so, mi viene in mente la Ducati, la Aprilia, sono anche tutto il settore dell'automotive, nel senso che quasi tutti i pezzi per riusciamo ad essere veramente bravi e competere con realtà mondiali. Però con siamo troppo pesanti perché abbiamo troppe tasse. Ma il problema è sempre quello, che a fronte di una grande competitività data dalle idee, data dal prodotto finito, c'è un costo sociale, diciamo, di produzione che va a incidere in maniera spaventosa e quindi il prodotto diventa sia pesantissimo. In Australia c'è il 33% di tasse. Firmerebbe se per il 33%? Guardi, per il 33% di tasse tutti li pagherebbero, ripeto. Però per far sì che tutti le pagano dobbiamo dare la possibilità a tutti di poter scaricare tutto quello che uno prende. Allora, io faccio sempre l'esempio del Canada, perché l'ho vissuto in prima persona. Io ho un cognato che è da tantissimi anni in Canada, la denuncia di redditi la fa lui, perché ci sono entrate e uscite, lui è un lavoratore dipendente, ma le uscite sono date dalla carta di credito che non ha costi. Si compra tutto con la carta di credito, anche il caffè, si scarica a fine mese la carta di credito, emette il bonifico, quindi la traslazione bancaria, quindi certificata, quello fa come fattura. Alla fine dell'anno uno prende 25.000 dollari, ne spende 20.000 di spese, ha un utile di 5.000, sui 5.000 paga il 30% di tasse, 5 per 3, 15, 1.500 euro allo Stato ed è finita. Ma le dirò, mio cognato dà sempre 100 dollari in più. Dopo 15 giorni dice: Mr. Lambon, lei ha pagato 100 dollari in più, e gli ritornano i 100 dollari, esattamente come succede in Italia, no? Esattamente come succede in Italia. Pronto, buongiorno, chi ci sta chiamando? Sì, buongiorno, sono Sandra. Ciao Sandra. Volevo chiedere al signore, credo sia della Lega. Sì. È il segretario nazionale. Sentire parlare della tassazione alta in questi ultimi 20 anni, come se loro non avessero governato. E la tassazione alta, quando nel 2009-2011 è stata messa anche l'Equitalia dal vostro governo, come potete parlare, come voi vi sentite in questi ultimi 20 anni, le delocalizzazioni qui nel Veneto, dove sono andati i tanti imprenditori? Me lo può dire? Sì, signora, lo dico, signora. Guardi che Equità. Dove sono andati? Equitalia non l'ha messa mica la Lega, sa. No, guardi, lei mi è male. No, lei è male informata. io le dico, lei è male informata. Non faccio parte dei partiti. No, non vuol dire far parte dei partiti. Lei sta dicendo che Equitalia l'ha messa la Lega. Equitalia l'ha messa qualcuno. Vedo i capannoni vuoti. Ma non sono mica colpa della Lega se i capannoni sono vuoti. Governato
governato. Dai, sì, noi avete governato, noi abbiamo governato come pensa lei, in realtà non abbiamo mai governato perché noi siamo stati al governo e abbiamo cercato di cambiare le cose, solo che con il 7% o l'8% quando abbiamo avuto il massimo, chiaramente con l'8% governi per l'8%, cioè niente. Si ricorda? Niente. Quando Bossi diceva mai... Col signore di Arcole. Sì, ma ho capito che il signore di Arcole, però se lei vuole governare, se vuole incidere, deve andare comunque al governo. E poi al governo non si fa. Bene. La governate da quanti anni? Beh, guardi, se c'è una regione che ancora la sanità ha a posto è proprio fatta dal Veneto. Provi andare fuori a farsi visitare fuori dal Veneto, poi mi saprà dire, signora. Ne sento molto di meglio perché io ho un fratello all'estero. Sì, all'estero? Ah, bene, ma sta parlando dell'estero, non sta parlando dell'Italia. E poi ha citato il Veneto è stato governato ed è governato da tale Luca Zaia, però si va a curare negli ospedali del Veneto. Sono delle belle mangiatoie. Delle belle mangiatoie, signora. Le mangiatoie. Vada alla procura, vada alla prima caserma dei carabinieri e le denunci se le ha, che noi siamo contenti. Infatti guardate come avete sistemato lì con i soldi, non fa neanche il carcere, vero? Come? Il signor Galan, perché ha patteggiato, perché ha i soldi. No, ma guardi che lì è la magistratura, non c'entra mica la Lega, sa signora. Là è la magistratura, si arrangi con la magistratura. Si arrangi con la magistratura. Beh, comunque, allora, diciamo così, ci sia una tassazione alta. Grazie. Comunque, Sandra, che ci sia una tassazione alta e che sia comunque aumentata anche durante i governi Berlusconi, questo comunque... È sempre aumentata. Ma scusi, per licenziare una persona... Ma scusi, allora, adesso c'è una legge che praticamente impedisce alle amministrazioni locali di assumere e quindi man mano c'è per ridurre la spesa pubblica. Questo viene fatto naturalmente su tutte le amministrazioni del nord. Al sud si continua ad assumere come nulla fosse. Allora ci sono comuni che hanno lo stesso territorio, gli stessi abitanti, i dipendenti sono 10 su questi comuni e sugli altri sono 80. Qualcuno dovrebbe spiegarlo, no? Poi ci sono i tagli lineari che dicono bene ridurre del 10%, ma se uno ha 5 e riduce del 10% rimane con 2,5. Gli altri? Questo è il problema di questa Italia, che purtroppo adesso vediamo che Massimo Colombani andrà alle partecipate di Roma. Sarà bene capire come si fa, perché sulle partecipate, allora da noi... Arriva la Corte dei Conti se non rispetti quelle regole del patto di stabilità. Del patto di stabilità. Ma il patto di stabilità deve essere rispettato anche sulle partecipate, cosa che da una certa latitudine in giù non avviene, si continua quello che non si assume sul comune si assume sulle partecipate. Naturalmente le partecipate sono tutte in rosso. Che auguri gli fa Colomban, assessore, proprio alle partecipate di Roma? Ma io lo conosco personalmente, il suo spirito manageriale sicuramente lo conosciamo tutti, è una persona per bene e quindi non avrà, sicuramente andrà con le idee buone, bisogna capire se le idee buone poi possono essere applicate su un comune come Roma in cui abbiamo visto cosa è successo dentro queste partecipate, è successo di tutto e di più e quindi sarà... Sicuramente un compito molto molto difficile, però io gli auguri a Massimo li faccio volentieri. Dovendo scommettere, lo travolge la macchina romana o lui travolge la macchina romana? No, la macchina romana è oliata da 2000 anni. Quindi rischia di essere rivisti, hanno asfaltato. Mangiato, oliata. Ho detto giusto, è oliata da 2000 anni e credo che anche Massimo Colomban rimarrà intruppato in quella macchina, è una macchina sicuramente con una grande esperienza amministrativa.
Senta, segretario, suo papà partigiano, lei proviene dal Partito Socialista. No, attenzione, la mia famiglia arriva dal PCI. PCI, spieghiamo bene, PCI. Passaggio socialista? No. Niente, zero. Sono stato iscritto alla Lega e basta. Solo lei. Però la mia famiglia è una famiglia storica del PCI. Bene, così abbiamo chiarito. Mio padre ha sempre detto il PCI è morto quando è morto a Padova Berlinguer. Ecco. Lì è stata la grande... Poi il partito si è dissolto. Adesso vi è dato in tutti questi anni... Le spiego perché si è dissolto, perché quando un partito ha la grande distribuzione, pensiamo alle COP, alle assicurazioni, pensiamo all'Unipol, pensiamo alle banche vuol dire affari, gli affari si fanno sulla povera gente o su comunque chi è in difficoltà, quindi è diventato non più un partito popolare, è diventato un partito di classe, con grandi interessi, con grandi capacità anche economiche. E quindi è stato un po' stravolto quello che era, diciamo, la grande contrapposizione. Poi chiaramente l'ideologia di destra e sinistra cade con la caduta del muro di Berlino, quindi con il muro di Berlino cade il comunismo, ma in Italia cade anche la Democrazia Cristiana, perché erano due cose contrapposte. Infatti la mia domanda era questa, che volevo finirla, segretario. Cosa è cambiato dalla vecchia politica alla politica nuova, alla politica di Salvini? Perché giustamente lei dice che Salvini ha riportato la Lega a un livello che avevamo perso per varie vicissitudini ed è riuscito a farla. Da Bossi a Salvini, dalla Democrazia Cristiana di una volta al governo che ci troviamo adesso, cosa è cambiato? Ma dalla Lega di Bossi alla Lega di Salvini, con l'intermezzo di Maroni, è proprio un passaggio epocale. Allora Salvini prende in mano il movimento quando il movimento è al 2,8-2,9%, quindi ormai spariti, e intraprende questa sua campagna elettorale contro l'Europa, contro l'euro, di cui c'erano delle perplessità anche interne al nostro movimento su questo tipo di spot e soprattutto su questa veemenza contro l'Europa. Ricordiamoci che Salvini è un parlamentare europeo, quindi conosceva molto bene la macchina e probabilmente ne aveva visto anche le creve di questa macchina o comunque le disfunzioni di questa macchina. Parte con questa campagna, riporta il movimento dal 2,8, usciamo dalle votazioni con il 5-9 e quindi salviamo in quel momento la Liga, perché la Lega no, perché sarebbe sparita, e l'ha portata ai numeri attuali che insomma tutti quanti ci riconoscono, certo, che è sopra il 13%, tra il 13 e il 15, ma che ha delle potenzialità ancora di crescere. Come si può crescere? Si può crescere con una politica anti-europeista certamente, ma anche con una politica che va contro questo governo, che va contro queste idee, che va contro questa immigrazione, ma non perché siamo contro gli immigrati a prescindere. Noi siamo, se questi sono siriani e quindi escono dalle guerre, è giusto essere, sono ospiti nostri, devono essere ospiti nostri, ma non solo dell'Italia, ospiti dell'Europa o comunque di quelle nazioni che hanno la possibilità di poterlo fare. Ma se invece è questo, ci si porta altre cose, perché non credo che l'Europa sia esente da questa migrazione, non credo che l'Europa non possa far niente. Allora, abbiamo capito che l'Europa è un'unione monetaria, punto e basta. Abbiamo un'altra telefonata in linea, buongiorno, chi ci sta chiamando? Buongiorno, sono una signora che chiama da Padova, in provincia di Padova. Sì. Sì. Ecco, volevo semplicemente due parole, a proposito degli immigrati. Consiglia lei a tutti i veneti di leggere, lo so che i veneti non sono grandi lettori, però per capire il fenomeno di immigrazione e come la pensa la religione musulmana in merito, consiglierei di leggere Il coraggio che ti serve di Oriana Fallaci. Costa, io l'ho trovato al supermercato, costa in edizione speciale 9,90 euro, cioè 10 euro insomma. Ed è veramente sconvolgente. Io ho cominciato adesso a leggerlo
E vi dico solo una cosa, tanto per capirci, la religione musulmana dice che quando uno è deceduto non vuole davanti alla sua tomba gli esseri impuri, fra le quali ci sono le donne incinte. Leggetevelo, perché veramente si può capire che Oriana Fallaci aveva visto lungo ancora dal primo libro che aveva scritto, contestatissimo, e vi inviterei anche, magari, quando parlate di immigrazione, eccetera, eccetera, di fare un piccolo, diciamo... Ma qual è la sensazione che lei ha avuto leggendo il libro? Sconvolta, sono rimasta sconvolta. Non sono un'anziana, ho 60 anni fra poco, non sono affatto, cioè io sono anche quella che fa, che dà il 50 centesimi a un signore che non disturba nessuno ed è davanti al supermercato dove faccio una spesa. Sì. Io lo sto leggendo il libro, non l'ho ancora completato, ma fin dalle prime letture sono rimasta sconvolta. Perché mi sto accorgendo che tutto quello che lei ha scritto, anche nel libro subito dopo la caduta delle Twin Towers di New York, la rabbia e l'orgoglio, giusto? Sì, e questo è il coraggio che ti serve. La rabbia e l'orgoglio è la forza della ragione. Sì. In mezzo c'è politica, c'è tutto gli interessi che ci sono. Ma lei è convinta, insomma, che non ci possa essere dialogo tra, diciamo così, le aree? No, non ci può essere dialogo. No. Ecco, grazie. Perché lo rifiutano categoricamente, perché ci considerano impuri. Grazie signora, grazie della testimonianza. Per farvi un esempio, io ho letto, a noi piace la Fiorentina, per esempio, no? Sì. Che ha un po' di sangue. Sì. Ecco. Bene, loro, tanto per dirle, sgozzano gli animali, va bene? Tutti sgozzano gli animali perché il sangue che hanno, altrimenti uccisi in qualsiasi altro modo, è considerato impuro. È considerata impura la donna incinta e tante altre cose che a noi invece noi abbiamo rispetto per la donna incinta. Anzi, se siamo in un autobus generalmente ci alziamo e la facciamo sedere. Sono due mentalità diverse, abbiamo capito. Grazie signora, grazie della testimonianza. Però comunque i punti di contatto ci devono essere. Papa Francesco ad esempio è andato in moschea a Baku. Papa Francesco... Io non si riconosce. Non mi riconosco nella politica di Papa Francesco, non mi riconosco nel suo modo di essere, di pensare, nel modo di... Papa Francesco dovrebbe capire cosa succede nei territori dove ci sono cristiani ma che non sono europei, cristiani nati con una religione diversa e vengono sgozzati, uccisi in maniera... Insomma, basta guardare un po'. Però la religione è la religione dell'amore, della fraternanza. Sì, la religione dell'amore, però bisogna capire se dall'altra parte come la pensano. Cioè, io non la penso come Papa Francesco, la penso come Ratzinger. Io la penso come Ratzinger. E cioè, Francesco dice poggi l'altra guancia. No. Ci sono due religioni diverse, sono due tipi di religioni che assolutamente non riescono a stare assieme. In questo momento prevale diciamo, nella parte musulmana, cioè quell'area diciamo, che è contro tutte le altre religioni e quindi contro questo tipo di mentalità bisogna trovare le soluzioni ideali. Insomma, contrapposte con le stesse misure. Non c'è possibilità di mediazione, insomma. Ma in questo momento non mi pare ci siano possibilità di mediazione, mi pare che ci siano sia una guerra di religione. Se poi Papa Francesco fa finta di non vederla, è un problema suo, certo che è anche nostro però. Sì. Mirella, io adesso sono le 8:57, ne approfitterei un attimo perché è giunto il momento anche della... Hai le palline?
No, ma abbiamo un segretario che non serve che faccia vedere le palline. No, non serve. Allora, con il nostro Francesco, eccolo qua. Ieri ho trovato un biglietto, insomma, siccome la posta è tanta, che mi era sfuggito, ma lo sai che lo devo leggere. È passato un anno, però io lo devo leggere, perché poveretti. Allora, gentile signora Mirella, con questo piccolo omaggio floreale desideriamo esprimere la nostra più viva congratulazione per la sua nomina Cavaliere della Repubblica e augurare a lei, ai suoi cari e a tutti i volontari, suoi collaboratori, i migliori auguri. Sergio, Clara e Giuliano, tutta la famiglia. Io intanto ringrazio questa famiglia che sono sicura che mi sta guardando, perché mi vengono a trovare sempre al Banco Solidale. Ringrazio tantissimo, scusate del ritardo, come vi ho detto la posta io la rigiro e poi ogni tanto va a sparire qualche biglietto. E poi leggo anche questo, perché mi piace tanto l'ESA e mi piace tanto a me posta. Allora, ciao Mirella, innanzitutto vorremmo ringraziarti per tutto il lavoro che con tanta passione svolgete. Possiamo solo immaginare le situazioni e le difficoltà che incontrate ogni giorno, ma pensiamo che le soddisfazioni nel vedere un sorriso sul volto delle persone che andate ad aiutare sia una cosa indescrivibile e vi dia la forza per poter continuare nella nostra opera. Per questo spero che col nostro piccolo contributo possiamo dare un briciolo di felicità a qualche persona. Scusami se sono stato poco formale, ma noi preferiamo la concretezza alla formalità. Un grandissimo saluto con ammirazione estrema dal gruppo culturale San Marco e del suo presidente Gianfranco. Grazie Presidente, scusa, grazie delle parole. Mi fai vedere San Marco un attimo? Ecco, perché volevo vedere il leone di San Marco. Eccolo là, sì. Perciò ringrazio. Tu lasciarmi finire a me posta, che a se mia ho avuto una roba grande. Ho già una domanda per apostasi che... di Mirella, ok. Perciò ha uno spazio sulla. La signora sta ascoltando e penso che sia importante. Giusto. Perché sono loro che mi portano le cose e che io ringrazio tantissimo, perché oltre a mandare i biglietti portano anche concretamente le cose e ringrazio tantissimo. E mi rivolgo alle nonne di non aprire la porta, oggi è anche giorno di mercato, e soprattutto andare al mercato con le borse chiuse, non nel cestino della bicicletta, perché è molto pericoloso. Grazie, adesso passo la parola a Lucius. Ecco. Fai vedere il leone? No, cosa ha fatto? Veda, va avanti, ma adesso. Segretario, ma lei che è il segretario della Liga Veneta, esiste ancora il leone che mangia il terone? Oppure ormai è passata la ma cosa? Ma diciamo la Lega era la Liga quando è nata, che era appunto... identitaria, perché nasceva, perché sui posti pubblici arrivavano sempre primi qualcuno da certe latitudini, arrivano anche adesso. No, ma adesso che ci adesso, sono adesso diciamo arrivano anche adesso, perché noi abbiamo visto gli insegnanti da dove arrivano stranamente da una certa area in giù il 110 e lode è normale, da noi il 110 e lode è qualcosa di miracoloso. Da sudare. Vediamo lauree potentissime in giro per il mondo di medicina, quando sappiamo che il 100 a Padova... Però siamo bravi a fare i patenti noi altri. Bisogna essere molto molto... Però siamo bravi a fare i patenti. Ma il senso è, Salvini vuole aprire anche il sud. Sì, Salvini vuole aprire anche il sud. Allora non è più la Lega del Romagna e del Terron. È una Lega della buona amministrazione, la Lega dei nostri sindaci, la Lega di chi amministra. Perché è chiaro che fa notizia, diciamo, l'amministratore pubblico che ruba. Non fa notizia magari le migliaia e migliaia di persone che sono nei consigli comunali, e ricordo, fare il consigliere comunale si prende un gettone di presenza tra i 5, i 10, 20 euro, quindi e con un impegno sociale. Quindi insomma voi puntate, diciamo, ad avere una noi sorta puntiamo di partito nazionale. A un partito che abbia anche dei riscontri non solo nell'area geografica dove la Liga è nata, dove la Lega Nord ha il suo consenso maggiore, ma puntiamo anche sulle idee che hanno fatto diventare il primo partito, pensiamo, in Veneto con Luca Zaia. Pensiamo a un movimento politico che possa esportare le idee della buona amministrazione, perché una buona amministrazione poi i risultati sono chiaramente rivolti a chi dell'amministrazione la usa. Pronto, abbiamo un'altra telefonata.
Pronto? Buongiorno. 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 Sono, chiamo da Padova, sono Mirko. Ciao Mirko. Faccio sempre i migliori complimenti alla signora Mirella per Grazie. Tutto il lavoro che fa. Grazie. È un lavoro meraviglioso. E volevo, colgo l'occasione, dato che sei il segretario regionale, per far presente che io un anno e mezzo fa sono stato operato il cuore a Padova. E sia nell'intervento che nella post-operatorio sono stato seguito in maniera semplicemente eccezionale. Sono seguito dall'URL della cella, da professori nel post-operatorio, con un'eccellenza, vorrei dire, che neanche a livello privato si può trovare. Questo dà atto al modo di conoscere che nel campo sanitario il Veneto dimostra sempre un'eccellenza che non si trova nelle altre regioni. Perché anche in ospedale parlavo con altre persone di altre regioni che mi facevano presente che nella loro regione ci sono situazioni veramente precarie a livello qualità professionale nel campo medico. E volevo appunto ringraziarlo. Se posso permettermi di dirle una cosa, colgo l'occasione anche qui. Io sono andato in pensione in ottobre l'anno scorso. A gennaio, primo gennaio, nella pensione mi sono trovato 80 euro in meno. Sono andato all'INPS e mi hanno detto semplicemente che è una tassa della regione e del comune e che si arrangi con loro. Era solo così indicativo, solo per capire come mai mi vengono tolto 80 euro e non mi viene mandata una comunicazione indicando il perché vengono tolte le 80 euro. Cioè, per la tassa di questo, di quello, era solo avere un'informazione, niente di più. Ad ogni modo, complimenti per il lavoro che fa. Buongiorno. Grazie Mirko. Grazie. Certo che però mi sembra molto strano, devo dire la verità, che le facciano il prelievo nella pensione senza dare nessun tipo di comunicazione. Ma mi sembra questa veramente cosa, strano. Sinceramente, io andrei in un CAF a far dare un'occhiata, perché questa cosa mi suona fuori luogo, poi bisognerebbe vedere cosa effettivamente è arrivato, insomma. Sì, oppure c'è stato, però un passaggio ad un CAF io lo farei solo per avere una certezza, perché sì, di solito no, quando ti mandano per capire se è la regione o se è qualcuno che mi sì, esatto, se è qualcun altro, no. Vabbè che noi abbiamo avuto Amato che in una notte si è portato i nostri risparmi senza dirci niente, un po' di roba qualche tempo fa, ha fatto il prelievo. Ha fatto un zero. Senta, segretario, parliamo dei 5 Stelle che non abbiamo parlato fino adesso. Allora abbiamo detto Colombana che è stato preso, diciamo così, come assessore esterno e già adesso probabilmente è sotto tiro. Ma come vede, ad esempio, Pizzarotti che sbatte la porta a Parma, primo grande comune a guida 5 Stelle, 5 Stelle che adesso sono sostanzialmente in bunker quando loro facevano il massimo della comunicazione. Ieri Grillo ha fatto un direttivo per la prima volta senza streaming video, chiusi dentro, bloccati. Non è che abbiano toccato una cosa un po' troppo grossa come Roma e adesso li stanno i poteri forti li stanno facendo fuori? No, non è che i poteri forti sono poteri forti, e che ci siano i 5 Stelle o che ci sia la Lega o che ci sia Forza Italia. Cioè anche voi andando a governare a Roma uno si fa male. Chiaro, si va a rompere un meccanismo, ripeto come prima, che è oliato da 2000 anni. E quindi sono cambiati le persone, ma il sistema è sempre quello. E quindi diventa difficile. È chiaro che quando un movimento politico come i 5 Stelle, che iniziano ad avere il 25-30% di consenso, bisogna gestire poi gli uomini che in quel contesto che hai dentro. E là iniziano le contrapposizioni, perché sul problema, se noi diciamo via tutti, sono tutti d'accordo, poi quando bisogna governare, diciamo come? E là iniziano i problemi, perché ci sono visioni diverse, mentalità diverse, obiettivi magari diversi e soprattutto percorsi diversi. Sui percorsi diversi iniziano ad avere delle contrapposizioni molto molto importanti, le abbiamo avute noi, ma sono Pizzarotti come Tosi?
Pizzarotti come Tosi? No, diverso. Pizzarotti non ha fatto la politica nazionale o internazionale come Flavio Tosi. Flavio Ancora. Tosi ha voluto fare un qualcosa di diverso, era contro tutto e contro tutti, lui era il segretario del Veneto, è come se io facessi, Salvini dice no all'Europa, io dico sì all'Europa, ed era quello che faceva esattamente Tosi. Allora, il segretario politico è il segretario politico che dà la linea politica del partito e si prende onori e meriti, oppure se la linea del partito decade, ha deciso lui e ne è il responsabile, nella buona e nella cattiva sorte. Se poi dietro ci sono tutti quanti i mister che ne sanno, cioè inutile buttare la palla più alta se non hai, soprattutto non sei titolato a fare quel tipo di cosa. Io devo applicare nel Veneto la politica di Salvini. Non devo, chiaramente noi abbiamo un consiglio federale, e nel consiglio federale porti le tue idee, porti le tue, però le porti nel consiglio federale. Poi il segretario del partito decide la linea del partito, che vale per tutti. Probabilmente Pizzarotti non va bene, o probabilmente è entrato in contrasto con Grillo. È andato in contrasto con Grillo e adesso se n'è andato, ma insomma fa parte della politica di tutti i partiti, che uno esce e un altro entra. Ma come sempre si entra in punta di piedi e si esce suonando la gran cassa. Senta, segretario, lei da poco tempo ha fatto anche lei delle espulsioni nel partito che abbiamo letto tutti. Cioè, servivano proprio queste espulsioni? Erano necessarie? Oppure sarebbe ora il caso di dialogare di più, di vedere, di riprendere anche quelle persone che se ne sono andate dalla Lega, che hanno votato da un'altra parte, e ritornare ai numeri di una volta? Ma... Le ripeto, le espulsioni sono state fatte in base a delle documentazioni portate dai segretari provinciali. Allora, se io che sono segretario provinciale, faccio l'esempio di Veneto Orientale, Luca Tollon, mi candido a sindaco nel mio comune e il componente della Lega, tesserato militante della Lega, va nella lista contrapposta alla mia, è chiaro che sei fuori dal partito. Vai contro il tuo segretario del partito, vai contro il tuo partito dove c'è il simbolo del tuo partito e tu appoggi un'altra lista civica. L'espulsione è una qualcosa di immediato ed è quello che è successo su queste espulsioni. Insomma, non è che... Parlando dei movimenti all'interno della Lega, parliamo di Gentilini. Perché sfatiamo questa situazione per cui dicono le opposizioni che lo state mettendo all'angolo, che state cercando di contingentarlo, che è per quello che ad esempio a Treviso non c'è ancora, diciamo, ancora un vero antagonista alla ricandidatura di Manildo. Facciamo un po' il punto della situazione. Il punto della situazione. Allora, con Giancarlo Gentilini e Giampaolo Gobbo abbiamo governato Treviso per quasi 20 anni. C'è stata anche una ricandidatura a Gentilini che non è andata purtroppo a buon fine, e questo ha portato alla candidatura e alla vittoria di Manildo, l'attuale sindaco. Però è chiaro che in un contesto del genere, a 2 anni dal voto, bisogna trovare le soluzioni e soprattutto trovare la tranquillità interna per poter avere delle riflessioni e per poter portare alla candidatura contro Manildo la persona più capace, più gradita, o quantomeno sulla carta più capace e più gradita, ma soprattutto per fare questo ci vuole una serenità interna. Serenità interna che negli ultimi anni non c'è stata. C'è stata una contrapposizione interna alla nostra, dovuta soprattutto anche alla sconfitta elettorale, che andava decisamente chiusa. Ed è stata chiusa anche in maniera molto molto forte, però a un certo punto un segretario provinciale ha il dovere di chiudere queste contrapposizioni per poter portare il movimento politico a una campagna elettorale che possa essere di buon fine con dei principi di buon fine. Certo che se si arriva già litigiosi tra di noi, dai un'immagine diversa all'elettore che li dovrebbe votare, dice ma come stanno facendo baruffa tra di loro,
stanno litigando tra di loro, questa lista Gentilini rimarrà, verrà assorbita? Ma saranno delle valutazioni che saranno fatte al momento, adesso mancano 2 anni al voto, quindi dobbiamo trovare, soprattutto fare un'opposizione a Manildo, soprattutto per queste, dall'amministrazione della Lega Gobbo Gentilini all'amministrazione Manildo, credo che il cittadino medio di Treviso abbia capito, cioè basta che vada, in Piazza dei Signori e vede che di veneti ce ne sono pochi, ce ne sono tanti di altre parti. Allora queste sono le cose che sono arrivate con la gestione Manildo. Manildo fa parte dello stesso partito di Renzi, del PD. Allora, qualcuno si dovrà fare delle se con la gestione Gobbo Gentilini alle 2 di notte facevi il giro per le mura e non c'era assolutamente nessuno in giro che ti potesse dar fastidio, adesso alle 8 di sera sulle mura fai fatica ad andarci, a meno che non sia accompagnato con un buon Rottweiler. Senta, ma avete un nome? Ce l'avete già il nome? No, il nome non c'è, abbiamo una rosa di possibili candidati che al momento opportuno la segreteria provinciale di Treviso, ripeto, la segreteria provinciale di Treviso valuterà, certamente sì. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto, buongiorno, chi ci sta chiamando? Pronto? Ah, buongiorno. Buongiorno, il suo nome, dove ci chiama? Giovanni da Verona. Prego. Ciao. Senta, complimenti della vostra trasmissione. Grazie. Ma non quando invitate quelli delle sinistre, perché ci prendono per il sedere tutti quanti. Quelli delle sinistre ci prendono tutti quanti per il sedere, perché si vede anche dalla vostra parte, quando si vede la televisione, che cosa dicono? Solo tengono ai delinquenti, tengono agli extracomunitari, gli italiani si sono dimenticati di tutto. Va bene? Vorrei dire una cosa, anche il signor Renzi, che dice tanto, dice sui fascisti che hanno fatto la marcia su Roma, lui ha fatto la marcia al Quirinale da un presidente comunista, dunque mi dica come siamo trattati, siamo peso del corpo, perché Renzi oggi come oggi è il mandrake della vita moderna, ci fa vedere solo illusioni. Questo vorrei dire, complimenti della vostra trasmissione, complimenti di quel signore che sento lì, e la signora. Grazie. Il segretario nazionale della Liga Veneta, quindi il segretario nazionale del Veneto, insomma della Lega, grazie comunque. Nazionale, esatto, perché poi la Liga è uno Stato federato. Per noi la regione è una nazione, noi siamo la nazione Veneto come la nazione Friuli, Venezia Giulia. Quindi è un partito federato. Esatto. Senta, altro tema, lo spunto me lo dà questo caso qui, tangenti, 14 arresti all'ombra dell''Ndrangheta sulle ferrovie milanesi, e noi abbiamo una pedemontana che è sullo stesso stile, se si va a vedere i cantieri che stanno facendo dal termine verso Malpensa, nelle ferrovie milanesi, siamo lì. Sembra di vedere i cantieri della pedemontana, e l'analogia non è da poco considerando la bottiglia incendiaria di 2 settimane fa. Ma che ci siano sulle grandi opere, che ci siano dei grandi interessi, dei grandi appetiti, soprattutto di quelle che sono le associazioni malavitose, lo si sa. Ci sono dei correttivi, ci sono dei pettini perché queste possano essere tagliate fuori, certamente sì, però sappiamo che poi chi vince la gara poi va in subappalto, e sul subappalto diventa difficile controllare chi effettivamente è sano e chi sano non lo è. Certo che se ci sono queste operazioni della Guardia di Finanza o comunque dei Carabinieri, della Polizia e quant'altro, grazie, perché queste sono le cose che si devono fare, soprattutto far emergere chi è in uno stato malavitoso, soprattutto perché è un concorrente sleale per chi fa di quel lavoro, di quella professione, e quindi sicuramente si trova in difficoltà economiche rispetto a queste persone. Senta, segretario, a me invece interessa anche la provincia, perché sembra che questo ente, come lei giustamente ha detto, non ha più i soldi per riuscire a fare qualcosa di importante, che non gli hanno più nessuno, però c'è stata una bella sfida tra Manildo e il vostro candidato che ha vinto Marcon.
Che linea prenderà la Lega per la provincia? Perché bisognerà, pur rispetto a Muraro, avere una linea, sarà uguale, cambierà qualcosa, ci saranno dei punti di riferimento nonostante tutto importanti, perché ripetiamo che alla provincia rimarranno le strade, le scuole, la manutenzione, tutte queste cose importanti. Che linea darete come Lega alla provincia, segretario? Ma io sono sempre stato contrario a questa riforma delle province, sempre stato contrario. Perché? Perché diciamo, lo Stato era governato, governo centrale, regioni e province e naturalmente i comuni. Allora, abbiamo tolto le province, benissimo, non è che abbiamo tolto le province, abbiamo tolto ai cittadini la possibilità di votare il presidente di provincia. Perché io che sono andato a votare, ho votato per delega, perché sono consigliere comunale e quindi come consigliere comunale di una fascia di elettorato di un comune che va dai 15.000 ai 30.000, ho dato il mio voto su delega dei cittadini vitoliesi che mi hanno votato. Ma allora questa legge elettorale che ha tolto le province, adesso vediamo che le province ci sono, perché se c'è un presidente vuol dire che le province ci sono. Solo che prima il presidente era eletto dal popolo, cioè andavano a votare e votavano Tizio, Caio, Sempronio, bene o male, però era il cittadino che votava, adesso è il consigliere comunale o il sindaco vota per delega degli altri cittadini. Questa non è democrazia, questa non è democrazia. Anche perché le scuole provinciali sono ancora scuole provinciali, le SP, ovvero strada provinciale, sono delle province, ma se poi alle province togli anche le economie, io vorrei capire come farà Marcon senza soldi quando ci sarà da fare il piano neve, perché se l'inverno porterà la neve tutte le strade provinciali, e io parlo perché conosco le mie strade provinciali del comune di Vittorio Veneto, e sono tantissime e sono tutte strade che hanno bisogno di una manutenzione cospicua, perché sono tutte strade collinari e comunque pedemontane, e quindi alla mattina bisognerà che la provincia sia passata con gli spagni, con il sale, perché sennò il mattino chi deve andare al lavoro non, su certi posti non riuscirà ad andare al lavoro. E allora togliamo le province, che non le togliamo, però togliamo i soldi alle province e va bene così. Però ci sono le scuole provinciali, ricordiamoci che le scuole, vediamo tipo l'alberghiero Vittorio Veneto, ha oltre 1000, mi pare, credo 800, 1000 studenti. Qualcuno, gli insegnanti delle scuole provinciali, cosa li uccidiamo? Li licenziamo? No? Allora, si è voluto fare sempre come al solito del fumo, però poi i problemi rimangono. C'è adesso un presidente di provincia che naturalmente non è stato votato dal popolo, che rimarrà in carica, che non si può mandare a casa. Almeno prima, se uno governava male, lo si cambiava, ma lo cambiava il cittadino. E lo dice il segretario del presidente della provincia, appunto. No, sto parlando dell'ente provincia, come ripeto, il sindaco di Castelfranco, che è adesso presidente della provincia, dobbiamo capire come funziona. Cioè è un ente che per noi è tutto da scoprire, ma non noi. Parliamo di chi fa la politica, perché... Ha dato a domandare soldi in regione, hanno dato a parte, la regione gli paga gli stipendi ai dipendenti, no? Adesso dobbiamo capire come si potrà portare avanti le province, ma è stata una riforma fatta da un governo centrale che secondo me ha avuto dei grossi problemi, cioè un buon psichiatra sarebbe stata una buona soluzione. Pronto, buongiorno, chi ci sta chiamando? Buongiorno, sono Giusi. Ciao, Giusi, buongiorno. Intanto che facciamo gli auguri a tutti, Francesco, che ne avete uno anche voi lì in regia. Esatto. Sì. Buongiorno anche al segretario. Buongiorno. E volevo dire che una roba, mi parlo dialetto perché mi piace anche a parlarlo veramente, perché sono veneta. E ora, e dice che non chiese soldi, segretario, qua per le nostre associazioni, per tutti quei che ha bisogno, per i nostri che sono fuori di casa, chi dorme in macchina e tutte queste robe qua.
però visto che ne farà più le Olimpiadi, i vorrei fare da nuovo, cioè andare avanti con sto ponte di Messina. Intanto se anche zona sismica non altri qua in Italia, a parte chi lo ha fatto anche a San Francisco, che là non so neanche cosa, però quanti soldi che vorrà per fare l'antisismico? E i soldi mi par buttare anche via, ma perché non altri staressimo anche bene senza tanto trasporti di questo e di quello e di che altro? Se avremo voglia di andare in Sicilia che sei traghetti, ma non buttare via i soldi in questa maniera qua, perché avremo bisogno, tanta gente che ha bisogno, non se può, e se tutte le associazioni, che se non che sei volontari, il governo non tira fuori neanche una paianca, questo vuoi dire? Bisogna stare attenti dove che vai i nostri soldi, ormai siamo arrivati al limite ragazzi, non si può più fare queste spese enormi, visto che Olimpiadi non era fatte, io ho pensato di buttare i soldi là, ma bisogna fermarla sta gente qua, fermarla in tempo prima che diventi un disastro del tutto. Vi ringrazio. Ciao Giusy. Grazie Giusy. Tra l'altro Renzi dice il referendum dopo via libera di Renzi, il ponte dello Stretto, Salvini avverte se vince no l'industria, no Salini avverte se il vince no l'industria andrà altrove, cioè il Fatto Quotidiano dice allega addirittura non solo le Olimpiadi ma anche il referendum costituzionale alla costruzione di questo ponte sullo Stretto. Queste sono le bugie che si vanno a raccontare per portare avanti la causa di un cambiamento della Costituzione. Salini in pregilo. Sì, Salini, allora l'impregilo mi pare abbia lavori sia in Italia che all'estero, partecipa a tutte le gare pubbliche, quindi che sia il vinca il sì, che vinca il no, loro partecipano, quindi questa è una balla che sta raccontando per dare un supporto tecnico al Premier. Però vogliamo dire una cosa, che si vuole cambiare la Costituzione. Però mi pare che questo governo, il governo Renzi, stia andando avanti con delle riforme senza consultare tanto il Parlamento e portando sempre il voto di fiducia. Quindi non è vero che se bisogna cambiare la Costituzione perché se no non si fanno le leggi. Lui ha fatto tutto a colpi di voto di fiducia. Quindi queste sono teorie. Ripeto, si vuole far passare questa riforma, ma in realtà non si vuole mandare più l'elettore al voto. Lo abbiamo visto nelle province. Faccio vedere una cosa a Mirella, che so che gli piace. Mirella, ti faccio vedere queste qui, queste ti piacciono le babbucce, sai, le babbucce, le ciabatte veneziane. Cosa tiro fuori adesso? Dai, utilizzo. Allora, ti faccio vedere queste perché sono quelle che vengono vendute al Fontego dei tedeschi, quello che vorresti andare a visitare tu. Sì, cosa costa 3.000 euro? 380 euro al paio. Quanto? 380 euro al paio. Sì. Sono fatte con i brillantini, però la particolarità, non so se si vede dalla foto, è che il gondoliere è storto. È rovescio, completamente rovescio. 380 euro di un paio di babbucce con un gondoliere rovescio al Fontego dei tedeschi. Come la vedi? Perché mi compri, tu mi regali tu? No, beh, te... Passare banco alimentare casa, visto che siamo al freddo tutto con l'inverno. Con 380 euro, cosa ho fatto? Madonna, quante borse trovo! Che a parte gli scherzi, però cioè, vedi che c'è anche una catena di lusso che nonostante i nostri poveri funziona molto molto sì, molto ma bene, te lo posso assicurare. Poteva far manco il gondoliere dritto, no? Insomma, se mi fa qualcosa di storto, e ora bisogna pure fare qualcosa di storto, no? No, ma può darsi che l'abbiano fatto storto apposta, perché adesso lo hanno notato tutti, no? Tu capisci, bisogna fare qualcosa, bravo, questo potrebbe essere spieghi a Lucio Dalè che già fa qualcosa di storto. Un lancio commerciale fatto apposta. Potrebbe essere una roba cinese che non l'hanno mai visto. Perché se lo mettevano dritto non l'avrebbero messo sul giornale. Ma, non se ne intende tanto de moda. Io sono assolutamente convinto che secondo me qui c'è qualcuno che non ha neanche mai visto cos'è una gondola. 380 euro per una babbuccia, un paio per di savate. Sono certamente c'è chi ha la possibilità, ma sì. Credo che per il 99% dei veneti sia qualcosa di impossibile. Senta, segretario, ci stiamo avvicinando verso il termine. E io volevo tornare un attimo sulla questione del referendum. Secondo lei cosa cambia in Veneto se vince il no piuttosto che il sì? E soprattutto questo poi va a inficiare anche il referendum sull'autonomia? Questo, se passa il sì, tutte quelle che sono le altre forme di autonomia, di federalismo, non parliamo di indipendenza,
sono improponibili, perché il governo centrale può impugnare qualsiasi legge in forma autonomistica di qualsiasi regione. Attenzione, che questa riforma vale per le regioni a statuto ordinario, non vale per il Trentino Alto Adige, non vale per la Valle d'Aosta, non vale per la Sicilia. E per il Friuli. E non vale per il Friuli Venezia Giulia. Quindi è una legge che è una riforma che vale solo per le regioni normali. Senta, ma ci sarà la possibilità, perché poi noi invece stiamo parlando di un referendum per l'autonomia, che però, diciamo così, dovrebbe aiutare, ma non è definitivo, non è, diciamo, importante, non è importantissimo. Se poi Renzi dice no, ma è un referendum, ma intanto si parla di un referendum, quindi una consultazione popolare in cui il Veneto è chiamato a dire: vuoi più autonomia o non la vuoi? Ma dobbiamo capire che è un referendum per far capire anche al governo centrale il malessere delle periferie, che noi parliamo di una regione Veneto, di una nazione Veneto, che è comunque trainante per l'intero Stato italiano. Senta, che le grandi regioni che produttive, sappiamo, Lombardia, Veneto e qualcun'altra, poi il resto sono tutti vagoni a ruota trainati dalle locomotive. Velocissimamente, che fine ha fatto la legittima difesa che tutti quanti stiamo aspettando? Ma e vogliamo, perché non se ne può più? La legittima difesa è ferma, è chiaro che c'è un grande contrasto su questa legge, perché portano sempre l'esempio di cosa succede, per dire, negli Stati Uniti, però la legittima difesa è chiaramente una legge che viene fatta per carenza dello Stato, perché se lo Stato non è in grado di difendermi e io chiedo la legittima difesa, vuol dire che lo Stato ha fallito. Senta, segretario, leggevo prima che addirittura adesso Renzi è disponibile anche a rivedere l'Italicum pur di andare avanti con, certo, il... Voi eravate contrari anche con Salvini, diciamo, al combinato disposto tra riforma costituzionale e riforma elettorale, perché dite diventa una dittatura. Rimettendo le mani ci ragionerete assieme oppure... Allora, questa legge elettorale nasce con un premio di maggioranza al partito, e lo aveva concepita quando il suo partito era il 42-43%. Adesso il suo partito non è più il 42-43% e probabilmente non è neanche più il primo partito, e se continua a portare ancora tutta questa immigrazione sicuramente non lo sarà. Allora sta cambiando da premio al partito a premio di coalizione, e quindi vuole cambiare le carte in tavola. Perché? Perché ha sondaggi alla mano, non è più il primo partito e quindi vuole entrare ancora e cambiare queste cose. Purtroppo Berlusconi è manata. Si sta cercando di fare una legge elettorale su misura, un vestito su misura, ma se continuerà così non ci saranno vestiti per lui. Berlusconi a Manhattan ha avuto un malore, 80 anni, ormai sono 80 anni. L'altro giorno c'è stato un vertice con Salvini e la Meloni, giù ad Arcore, non so se magari ha parlato con Salvini. Quali sono le prospettive in alternativa a Renzi? Uno Zaia candidato Presidente del Consiglio e un Salvini leader del centrodestra? Beh, penso che innanzitutto Salvini fa bene a tenere il pallino in mano del centrodestra, perché Berlusconi ha delle difficoltà, chiaramente credo che abbia fatto il suo tempo, abbia dato quello che doveva dare, e soprattutto però ha comunque in mano un partito che è Forza Italia, che già il simbolo è comunque una garanzia per tante persone del centrodestra. È chiaro che contro questo governo bisognerà fare una coalizione di centrodestra importante, escludendo naturalmente chi di centrodestra come Alfano lo è solo di facciata, però in realtà è centrosinistra,
e quindi con la Meloni si cercherà di fare una coalizione che possa, diciamo, fare da contraltare al centro-sinistra. Si è cercato per anni di fare il terzo polo, il famoso centro, ma il terzo polo lo ha fatto Grillo, e quindi adesso le cose stanno così. Quindi per portare un premier nuovo, credo che Luca Zaia possa essere sicuramente il leader del centrodestra. Lo ha dimostrato, lo sta dimostrando. Quando questo governo andrà a casa, ci saranno, penso, anche le condizioni per poter pensare che un Luca Zaia, anche se lui non lo vuole fare perché è innamorato del suo Veneto, però sicuramente Matteo Salvini, la Lega Nord, gli chiederà di mettersi in gioco su una partita molto più importante, che è quella di cambiare le regole e soprattutto fermare questa immigrazione. Ne vedremo delle belle. Grazie al nostro segretario nazionale, grazie a tutti voi per l'attenzione. Se avete sentito, ne abbiamo tirate fuori un po' di nuove per quanto riguarda la politica e non solo trevigiana e veneta. Mirella, oggi? Oggi Banco Solidale, chiunque può portarci delle cose, non portatene tanti perché siamo strappieni. Chiederò al segretario nazionale se potrò avere un altro palazzo in provincia, perché non so più dove metta roba, vi prego, andate piano. Vi ringrazio perché anche ieri mi hanno chiamato e sono andata a prendere anche alimentari, perciò grazie, ma soprattutto andate piano perché devo avere la possibilità di girare tutto il materiale che voi mi date. Ecco, tutto questo. Segretario, oggi? Ma oggi una giornata, diciamo, tranquilla. Giro per le sezioni oppure in attività in azienda? Voi lo sapete, lui è segretario, adesso, però adesso ha la sua azienda. Andrò in attività in azienda, ho un incontro questa sera, ho un incontro a mezzogiorno e un incontro questa sera. Su Conegliano? No, su Conegliano no, sono piuttosto su Verona, su... Verona si va al voto e quindi ride sotto i baffi. Ride sotto i baffi. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Io vi do appuntamento all'una e un quarto, quindi 13:15 con linea diretta, perché avremo due persone davvero eccezionali. Ci parleranno del turismo industriale nelle nostre zone, un settore che è poco sviluppato invece molto interessante, e anche, diciamo così, delle innovazioni nel corso della storia, delle invenzioni, perché noi siamo un popolo, i trevigiani e i veneti, che è ricchi di invenzioni, ricchi di idee. Grazie, a più tardi, arrivederci e buona giornata a tutti. Ciao. Grazie, arrivederci, grazie segretario.